morigerata e giusta. Allora, io credo che il nostro ospite, anche sulle questioni di caldo di sole, avrà da dirci di prevenzione. Quindi, Stefano Marsella, il direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza dei Vigili del Fuoco, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Quando si prepara, no, una manifestazione, sicuramente anche il sole fa parte delle cose caldo, che vanno tenute, no, presenti. Sì, sicuramente. In realtà le manifestazioni o gli assembramenti sono una materia complessa anche dal punto di vista della, diciamo, dei controlli, degli organi che devono vigilare, perché ci sono aspetti di safety e aspetti di security. Cioè, anche in questo campo, certo. Mm. Sì, assolutamente. Quindi azioni intenzionali vengono viste sotto il profilo dell'ordine pubblico, azioni non intenzionali vengono viste, per esempio, anche dai Vigili del Fuoco, vanno valutati gli scenari nei quali si svolgono questi assembramenti. La safety è quella, appunto, che forse vi riguarda più da vicino come Vigili del Fuoco, security è quella invece che sta un po' più nelle forze di polizia, l'agente esterno, il rischio criminale, cose di questo genere, vero? Sì, confermo. L'unica cosa che mi sento da aggiungere è che tutto sommato le esperienze recenti hanno mostrato che ci sono delle aree di sovrapposizione che hanno bisogno di una risposta valutata da tutte e due le parti, perché eventi che nascono da aspetti di security poi hanno l'impatto su quelle cose che normalmente guardiamo noi come safety. Per esempio quella di Torino che nominava prima Enrico Bertolino. Per esempio Torino, e non solo in Italia, ma l'abbiamo visto anche all'estero, purtroppo sono scenari nei quali, un po' in tutto il mondo, sui quali si sta ragionando per cercare di capire quali sono i migliori metodi di approccio, perché appunto in Italia, come in tutto il resto del mondo, le forze di polizia esprimono delle valutazioni sulla parte legata proprio alla possibilità che persone mettano in atto, pongono in essere azioni che possono determinare un danno alle persone, e poi però la parte di Vigili del Fuoco è quella che è responsabile della gestione dell'esodo in emergenza, quindi anche la predisposizione delle misure di sicurezza per prevenire i danni, e devono colloquiare, perché sennò a volte vanno in conflitto le previsioni degli uni rispetto alle previsioni degli altri. Oh sì. Stavo pensando che questo per quel che riguarda le grandi manifestazioni di piazza, poi piccoli, più piccoli, insomma, eventi come possono essere le magari le sagre o le, ma pensavo anche le feste discoteca, lì ci sono dei responsabili. Anche lì c'è stato che anche lì ci sono stati problemi. È chiaro che sono situazioni diverse, però devono mantenere entrambe le attenzioni. Dunque, sono situazioni diverse, diciamo il punto comune è che chi organizza l'evento è responsabile della sicurezza, poi ci sono gli organi pubblici che controllano, che hanno proprio il compito di vigilare sull'adeguatezza delle misure di sicurezza, però la regola generale è che la responsabilità è di chi organizza gli eventi. Ecco, se vogliamo dire, cioè, trovare i responsabili, bisogna spiegare a queste persone, ma lo sanno, alcuni fingono di saperlo, altri fanno firmare ad altre persone, che quando uno firma è responsabile. Ieri mi parlavano a Firenze, il responsabile, si è fatto fatica a trovare il responsabile dello spostamento in prestito del quarto stato, del quadro, perché non entrava nel palazzo, cioè il quadro non entrava dalla porta. Allora bisogna trovare un responsabile, e si è offerto, il responsabile del Museo del Novecento, ha detto firmo io. Ma questa persona che firma lo spostamento di un quadro di tale valore, di Pellizza da Volpedo, cioè è una persona che deve sapere che poi può incorrere se le cose non vanno come devono. Cioè. Quello, sì, ecco, non conosco il settore specifico dei beni artistici. No, però dico, però, anche chi firma in una discoteca per un evento, sì, firmo io. No, un attimo, fermi, perché se firmi è un problema, Sì, no, se posso essere onesto, devo dire che nell'esperienza recente, perché è chiaro che tutta la questione della sicurezza ha avuto un'evoluzione molto positiva negli ultimi decenni, però recentemente devo dire che il grado di consapevolezza dei gestori è cresciuto notevolmente, ci sono le responsabilità dei professionisti che normalmente sono ben preparati. Io vorrei dire che in fin dei conti l'Italia, in una scala di 187 paesi, è al settimo posto. Ottimo. Per sicurezza, almeno lì siamo avanti, no, anche su altri settori, devo dire. Dunque, ecco, quindi voglio dire, questo vuol dire che tutto il sistema che ha una risposta positiva. Beh sì, no, stavo pensando che poi ci ricordiamo solo le cose che vanno male, è vero, ma ce ne sono
sono ogni giorno di manifestazioni in Italia che vanno bene e non hanno problemi, no? Perché poi è così. Sì, sì, il problema della prevenzione è che è un lavoro che se ha successo nessuno lo considera. Ma se vai dal dentista e ti fa un lavoro fatto bene, nessuno dice niente, con quello che costa. Se vai da un dentista e ti fa male l'otturazione, lo vai a dire a tutti, perché noi abbiamo la tendenza a divulgare il negativo. Negativo sempre, è vero. Va bene, e quindi ecco, quest'estate ci si prepara una grande ripresa. Siete, immagino, sotto in questo periodo, magari con quella preoccupazione in più che può rappresentare l'epidemia. Per quanto riguarda l'epidemia, ci sono le norme di carattere sanitario che provengono dal settore del Ministero della Sanità, delle regioni che hanno l'onere della sanità. Devo dire, per quanto riguarda le norme di prevenzione incendi, il settore è molto ben collaudato. Le regole sono note a tutti, sono state oggetto di anche circolari esplicativi per 2017-2018 e quindi, diciamo, le regole del gioco sono abbastanza chiare. E uscite di sicurezza adeguate, non superare una determinata densità di affollamento all'interno dei locali o anche sulle piazze, e poi prevedere un sistema di gestione della sicurezza adeguato. Anche lì, quello forse è l'aspetto che anche all'estero in questo momento riceve la maggiore attenzione, perché si è visto che anche quando succedono situazioni impreviste, una risposta in termini di informazione tempestiva, puntuale e precisa al pubblico può aiutare moltissimo a mitigare gli esiti che potrebbero essere invece pericolosi per le persone. Quindi evitare che si scateni quel panico che dicevamo prima. Adesso ci sono anche i social che fanno la cassa di risonanza, tutti appena vedono una cosa la postano sui social, solo che assistiamo però anche al fenomeno devastante del mancato controllo, non si può controllarli i social, per cui quando dicono coda in autostrada per incidente e dall'altra coda per curiosi, cioè, è la coda per curiosi che mi preoccupa, cioè, che cosa c'è da curiosare? Decisamente. Devo dire questo, che i social, forse proprio come le gestioni dell'emergenza, hanno dei tempi così rapidi che anche i social non fanno in tempo. Meno male. La cosa importante è quella di dire qualcuno che sul posto dica: attenzione, guardate, non c'è niente che minaccia la vostra incolumità. Guardi, noi abbiamo delle foto di incendi su un palco in concerti molto affollati, dove la gente non percepiva quella una minaccia reale, perché all'aperto l'incendio, basta che sia abbastanza distante dalle fiamme, non costituisce un problema, e le persone si facevano i selfie con l'incendio alle spalle. Meraviglia. Viceversa, quando non è noto il tipo di minaccia, allora nel dubbio le persone hanno comportamenti che possono portare anche allo schiacciamento, alla fuga incontrollata, quello che abbiamo visto che è successo anche in Italia. Sì, sì, sì. Stavo pensando quanto può aiutarvi il digitale, la possibilità di avere telecamere, che so io, strumenti per riconoscimento facciale, cose di questo genere. Questa qui è una frontiera che sicuramente è importante, che conosciamo. Però c'è un tema molto importante su cui stiamo lavorando, peraltro, dell'affidabilità di questi sistemi. Cioè, come abbiamo visto sulle vetture a guida autonoma, non è detto che siano ancora del tutto sicure. Se noi affidiamo a sistemi, per esempio intelligenza artificiale, il controllo di situazioni di emergenza, allora dobbiamo essere certi che il sistema funzioni, e c'è bisogno di un po' di tempo per far questo. Sì. Beh, certo, anche perché si rischia di incorrere in gravi errori anche, e quindi forse essere controproducenti invece. E lì sì che viene fuori il problema della responsabilità di chi è del produttore, di chi l'ha autorizzato, di chi l'ha installato. Queste sono cose che conosciamo, ci stiamo lavorando, però sappiamo che è un problema che va risolto con un po' di tempo, perché è il tempo che può dare l'affidabilità, la possibilità di misurare e l'affidabilità dei sistemi. Anche che l'algoritmo può essere efficiente, ma a volte è inefficace, cioè se sbaglia, non lo puoi portare alla sbarra l'algoritmo. No, tra l'altro no. Cioè, un problema dell'algoritmo è, per esempio, dicevano a Londra, ne hanno fatto in Inghilterra per il riconoscimento facciale, si erano dimenticati di riconoscere le facce di persone di colore.
Sì, questo è saltato. È la stessa cosa dei veicoli a guida autonoma, stessa cosa. Caspita, io non ci salgo su una macchina guida autonoma che si dimentica i semafori, ecco, se non riconosce i semafori io non ci vado, ci andate voi. No, questo è sicuro, ma penso che poi in tante situazioni l'osservazione e l'esperienza di un essere umano siano impagabili. Grazie al cielo. Un poliziotto, un vigile del fuoco che ha esperienza, che ha avuto già altre occasioni di mettersi alla prova, sicuramente più efficace di una macchina. Sì, il problema è che Lei è in servizio, dica la verità, Marcella. Guardi, purtroppo mi trovo in una situazione un po' complicata. Adesso il salutiamo, allora. Sì, sì. Capiamo. Non vorremmo essere noi responsabili, ci porta adesso, ci denunciano colpa di Radio 24. No, ci mancherebbe. E il problema è che dobbiamo formare il personale, non solo i vigili del fuoco, ma quello dei soggetti che organizzano gli eventi. Esatto. E lì bisogna immaginare percorsi di formazione. Che insomma anche quelli hanno bisogno di un certo tipo di approfondimento, ma guardate, questi problemi non sono italiani, sono problemi che abbiamo in Italia come in tutto il resto del mondo. A Houston nel novembre scorso è stato un gravissimo evento che ha messo in luce proprio l'inadeguatezza del personale di gestire un fenomeno di sovraffollamento che ha portato alla morte di 11 ragazzi. Ma quello del concerto del rapper, se non sbaglio. Sì, il rapper, sì. Ieri sera a Milano c'era la piazza piena del concerto di Radio Italia e non è successo nulla. Si auspica che sia andato tutto bene, non so se ne ha notizia, io penso di sì. Però secondo me vale la regola che è stato organizzato bene, certo. Dobbiamo anche dare atto del fatto che in Italia guardate anche a livello urbano, a Venezia, a Torino, la festa del Redentore a Venezia, sì. Torino, per esempio. Sono fenomeni che interessano centinaia di migliaia di persone e sono organizzati e gestiti. Infatti io voglio suggerire, questa sera se il Milan dovesse vincere lo scudetto di quello sport che io non seguo, io invito proprio a stare a casa, state a casa. Perché così almeno non evitiamo tutte queste assembramenti di piazza pericolosi e fastidiosi che possano generare anche una problematica. State a casa, festeggiate con i familiari, più bello di così. Lo seguo marginalmente, ma fa bene, vengo fa bene. Da Roma, ecco, mettiamola così. Allora per mercoledì, se la Roma Tirana vince, fate attenzione. State a casa. Ci siamo presi le simpatie dei tifosi adesso. Molto bene, la ringraziamo davvero tanto, Stefano Marcella. Grazie, buon lavoro, Stefano. Grazie. Buona domenica, buon lavoro. Buona domenica, il direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza dei vigili del fuoco.